Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video, un altro smartphone per la nostra rubrica scimmiati di Cinesoni low cost. Stavolta grazie a Ukitel vi porto in anteprima Ukitel C37, qui abbiamo un leggero upgrade. Non date per scontato la confezione perché stavolta hanno preferito lavorare maggiormente sullo smartphone e utilizzare una confezione che non è tanto bella alla vista, comunque a dir la verità, ma quello che troviamo all'interno di questo smartphone è davvero interessante per la sua categoria di smartphone Cinesoni. Vi racconterò tutto in questo video, quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news e noi ci vediamo tra poco con Ukitel C37. Ci siamo, iniziamo l'unboxing, partiamo dalla confezione di vendita. Vi ho già detto che non è un granché, sì, perché stavolta abbiamo una confezione abbastanza scarna, bianca, solamente il nome dell'azienda, il nostro smartphone raffigurato, lui disponibile nella colorazione nera, verde e viola. In questo caso ho a disposizione la colorazione viola, per l'appunto. Alcune specifiche sulla parte posteriore, vediamo un aspetto che un po' ci fa storcere il naso. Adesso che siamo già giugno 2024, Android 13, però attenzione perché Ukitel è una delle poche aziende che va ad aggiornare i suoi dispositivi. Classico smartphone all'interno di una bustina, potrebbero migliorare sotto questo aspetto. Vi faccio vedere un'anteprima anche della parte posteriore in questa colorazione viola, è davvero molto bello. Andiamo avanti e troviamo la classica manualistica. La mettiamo da parte e troviamo lo spillino per estrarre il carrellino SIM, quindi noi dobbiamo andare a vederlo subito e quindi vado a metterlo da una parte per dopo. Certificato di garanzia, andiamo avanti e troviamo il cavetto USB doppio C e quindi molto bene. Alimentatore incluso in confezione, non dobbiamo acquistare nessun altro accessorio. Abbiamo un caricatore da 18 watt con una batteria da 5150 mAh, il che anche qui va abbastanza bene. Andiamo a vedere subito la coverina e avete già notato che esteticamente va a somigliare un tantino a Realme, un tantino a Nubia, insomma diversi smartphone. Questi Cinesoni ormai stanno scopiazzando un po' tutti gli smartphone, ma comunque sì, abbiamo la coverina in dotazione. Andiamo subito a rimuovere le pellicole perché voglio vedere al meglio questa colorazione e secondo me è una delle migliori, compresa la verde, perché nera non mi ispira tantissimo. Guardate i riflessi, un po' azzurro, un po' viola e dei riflessi persino neri. Bello comunque sia la parte riguardante il reparto delle fotocamere con questa isola realizzata in vetro, back cover totalmente in policarbonato. Qui abbiamo una fotocamera molto interessante. In questo caso Ukitel ha deciso di utilizzare una fotocamera da 48 megapixel di Sony con un sensore IMX582 Exmor RS ad apertura focale 1.79 con risoluzione 8000x6000. E tenete presente che stiamo parlando sempre di un Cinesone e qui le cose stanno un po' cambiando. Diciamo che stiamo migliorando, non abbiamo delle fotocamere top, però stiamo migliorando tantissimo. Una seconda fotocamera, chiamiamola fotocamera ausiliaria, e andiamo a parlare di dimensioni. Nel frattempo vi faccio vedere che sulla parte laterale destra è presente il pulsantino di accensione e spegnimento con implementato il sensore per lo sblocco con impronta digitale e il bilanciere del volume 164.3x75.3, uno spessore di 8.8 mm, peso complessivo 200 grammi e si sentono. Sulla parte bassa troviamo il primo microfono per le chiamate, porta USB di tipo C o TG 2.0, non esce il video, uno speaker in mono, parte alta completamente liscio, guardate che abbiamo anche gli angoli stondati. Qui voleva un attimino andare a copiare a Realme con questi angoli e parti laterali stondate, però molto molto bello esteticamente per essere uno smartphone di casa Ukitel. Sulla parte opposta invece troviamo il carrellino e vi dico subito che è uno smartphone in 4G, dual SIM, dual standby, entrambi in 4G, una bella guarnizione per non far infiltrare l'acqua, ma non abbiamo certificazioni
possiamo andare a rinunciare ad una SIM e inserire una micro SD se ad un massimo di 1 TB per aumentare la memoria del nostro smartphone. E vi dico subito che qui abbiamo a disposizione la variante 6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna con memorie UFS 2.1. Andiamo subito a togliere la pellicola. Ne abbiamo una preapplicata, non so se riuscite a vederla. Adesso vado ad accendere lo smartphone, come sempre configurazione iniziale, ci rivediamo a smartphone avviato. Siamo smartphone avviato, lui ha già copiato tutte le mie applicazioni e come vedete sono ben 124. Per andare a copiare tutti i dati ha impiegato circa 20 minuti, ma erano veramente tante app, quindi sotto questo aspetto ok. Ma andiamo subito a parlare di questo pannello. Vado ad aumentare la luminosità e avete visto l'interfaccia, somiglia tanto a quella di Xiaomi. Andiamo a vedere subito che qui parliamo di un pannello da 6,6 pollici LCD IPS Full HD+. In questo caso Ukitel sta dando un tocco in più ai suoi dispositivi. Risoluzione 2400x1080, 400 ppi, 1,67 milioni di colori, abbiamo un rapporto di 20 noni. Chiaramente si vede, abbiamo uno smartphone abbastanza grandicello, le cornici si notano, vado ad occupare circa l'85% della superficie, abbiamo un vetro 2,5D, abbiamo la goccia, poteva essere svecchiata con un forellino. Una luminosità massima che arriva ai 450 nit, beh lo so, non sono tantissimi, non sono pochissimi, ma si poteva fare di meglio. Oramai siamo abituati a vedere smartphone che arrivano ai 2000, 4000, 5000, 6000 nit, ma abbiamo comunque sia una superficie realizzata in vetro, Corning Gorilla Glass 5, quindi resistente agli urti e ai graffi. Ma andiamo a vedere più che altro che cosa fa girare tutto il sistema. Entriamo su DevCheck e qui vi dico che abbiamo un MediaTek MT8788V da 2 GHz, 64 bit, 4 per Cortex A73 2 GHz più 4 per Cortex A53 a 2 GHz, processo produttivo, 12 nanometri, GPU Mali-G72 MP3, 800 MHz, 3 core, 6 GB di RAM LPDDR4X che possiamo espandere sino ad un massimo di 18, arriviamo a 24 GB di RAM. Memoria interna ne abbiamo, vi ho già detto che a bordo abbiamo memoria UFS 2.1, 256 GB in totale, possiamo espanderla tramite micro SD. Però vi dico che abbiamo un pannello a 60 Hz, non è settabile a 90, però lo smartphone è abbastanza fluido. Vi faccio vedere anche che qui abbiamo le certificazioni Windows di livello 3, perché almeno L1, anche perché oramai tutti quanti utilizziamo i contenuti ad alta definizione, però non a tanti ancora interessa, ma interessa avere uno smartphone che comunque sia si aggiorni nel tempo e che sia abbastanza fluido nell'utilizzo generale e che scatti anche delle buone foto. E quindi, visto che stiamo parlando di foto, vi dico che frontalmente qui troviamo una cam da 32 megapixel e abbiamo un sensore Samsung S5K GD1, l'abbiamo già visto su tanti altri smartphone, però è un buon sensore. Parliamo di una risoluzione massima di 6560x4928, video 1080 30 fps, fotocamera posteriore una 48 megapixel, vi ho già accennato qualcosa prima, e qui abbiamo un sensore Sony IMX582 Exmor RS con apertura focale 1.79, ma andiamo a girare video sempre 1080 30 fps, non abbiamo peccato i 60, ma abbiamo una fotocamera che tra l'altro è interessante. Qui non troviamo tantissime personalizzazioni, però vi posso dire che qui abbiamo tutto il necessario: autoscatto, autofocus, HDR automatico, manuale, rilevamento del viso, ISO, modalità scena, video, abbiamo visto, entriamo su modalità video, abbiamo la possibilità di girarli solamente, vedete qui,
1920x1080 30 fps, ma dovremo vedere come si comporta nell'utilizzo generale. Per quel che riguarda la sensoristica invece abbiamo uno smartphone quasi completo, sì, perché manca l'NFC, ma purtroppo su questa tipologia di smartphone è un po' difficile trovare su questi cinesoni. Ma entriamo all'interno delle impostazioni e prima di mostrarvi la fotocamera vi faccio vedere alcune caratteristiche dello smartphone. Entriamo sul sistema, andiamo a vedere se troviamo qualche aggiornamento. Lui va a ricercarli subito in automatico. Abbiamo le patch di aprile, se non erro. Entriamo sulle formazioni dello smartphone e qui entriamo su Android 13 patch di aprile. Beh, diciamo che lo smartphone è abbastanza aggiornato e qui abbiamo la possibilità di andare ad espandere la memoria RAM del nostro smartphone sino ad un massimo di 18 giga. Beh, a voi sembrerà un'esagerazione. Beh sì, effettivamente sì, è un'esagerazione. Siamo abituati ad avere un 6 più 6, 4 più 4, 8 più 8. Qui 8 più 18 la vediamo un po' troppo grandicella, però comunque sia, vedremo. Io vado a farlo e nel frattempo va a riavviarsi lo smartphone. Ma andiamo a vedere un attimino nel dettaglio come è realizzato nel frattempo che va a riavviarsi lo smartphone. Tutto sommato è uno smartphone ben fatto. Belli questi riflessi, non dà l'impressione di essere uno smartphone economico, che tra virgolette tanto economico non lo è, perché qui parliamo di una cifra intorno ai prezzo pieno, 219 euro, in base alla colorazione, ma riusciremo a trovarlo in sconto intorno ai 180 euro, e qui vi sto già parlando di prezzo. Nel frattempo lo smartphone si è avviato abbastanza rapido, ovviamente dobbiamo andare a reinserire il codice. Vi posso dire che però comunque sia è abbastanza fluido. Beh, ci mette un po' a riavviarsi, non è un processore potentissimo, lo sappiamo, ma diciamo che il suo lavoro lo fa. Rientriamo all'interno delle impostazioni e voglio farvi vedere un qualcosa. Entriamo su display, non abbiamo grandi personalizzazioni, come vi ho già detto non abbiamo i 90 Hz, abbiamo il Mira Vision, andiamo ad attivarlo, modalità, mettiamo vivido, impostiamo vivido, contrasto dinamico lo lasciamo attivato, torniamo indietro, però vedete che le gesture vanno veramente molto bene. Torniamo un attimino all'espansione della memoria e vedete qui abbiamo espanso la nostra memoria sino ad un massimo di 24 giga di RAM, che tra l'altro vi ricordo va sempre a prelevare una piccola parte della memoria interna del nostro smartphone per poterci aiutare per quel che riguarda la rapidità e quindi più RAM. Ma andiamo a vedere un attimino come lui si comporta all'interno della Repubblica. Vi dico anche un'altra cosa, il feedback della vibrazione è abbastanza piacevole, non è incisivo, non è pesante, è una vibrazione leggera che comunque diciamo che va sottolineato questo aspetto perché è importante su questi cinesoni. Guardate anche quanto tempo ha impiegato ad aprire la Repubblica, sappiamo che è un sito abbastanza pesante, possiamo andare ad aprire un qualsiasi articolo, nel frattempo stanno a caricare il video, vedete lui comunque sia si comporta abbastanza bene. Vi stavo facendo vedere l'interfaccia della fotocamera, manca la modalità bellezza che possiamo andare a regolare. Abbiamo la possibilità di scattare foto panoramiche in bianco e nero, GIF, lo sfocato, possiamo leggere i QR e scattare direttamente le macro. Quindi entriamo direttamente all'interno di immagine e proviamo alcuni scatti, dopo andiamo a vedere come si comporta su YouTube, ma vediamo anche la messa a fuoco. Diciamo che è leggermente altalenante, ma una volta che abbiamo una mano abbastanza ferma, diciamo che va ad essere un po' più precisa. E per l'esattezza vedete che ho qui Realme 12X proprio perché voglio mostrarvi che cosa ci va ad offrire questo smartphone. Proviamo anche uno scatto a Realme 12 Plus e qui andiamo a fare un ultimo scatto anche alla mia insegna. Vediamo un attimino come si comporta anche con le diverse luci. Vediamo un attimino l'ultimo risultato alla mia insegna e tutto sommato gli scatti non sono malissimo,
Anche perché parliamo di un sensore Sony che abbiamo già visto, è un sensore che comunque sia, diciamo che ci offre dei colori abbastanza reali per il momento, un po' di incertezze quando ci sono dei colori abbastanza forti. Per quel che riguarda le macro, bene, sì, per quel che riguarda le macro abbastanza bene, qui c'è un po' di effetto sfocato, ma lo dovremo vedere nel campo. Ultima cosa, ma non per importanza, entriamo su YouTube, accettiamo tutti i consensi e andiamo a vedere che cosa ci va ad offrire il pannello con il classico video che utilizzo sempre in 4K. Vi ho fatto ascoltare l'audio di questo Ukitel C37 accompagnato dal video in 4K che utilizzo sempre. Avete visto che il pannello è abbastanza luminoso, va a riprodurre molto bene i colori e tutto sommato anche l'altoparlante non è male, non vibra la scocca, non è potentissimo ma è abbastanza alto, diciamo che qualche basso c'è ma siamo nello standard, però comunque sia nel generale non male. Peccato per la mancanza dell'NFC, beh, tutto sommato manca anche una grandangolare, non è uno smartphone perfetto, però comunque sia, questa volta Ukitel ha voluto puntare soprattutto sul design, c'è riuscita in questo caso, e vediamo anche la fotocamera come va a comportarsi in esterna. Io per il momento vi ho detto tutto e quindi ci vediamo per le conclusioni e prime impressioni su questo Ukitel C37. Siamo arrivati alle conclusioni, prime impressioni per Ukitel C37. Innanzitutto, beh, l'aspetto più importante in questo caso è il design. Un design veramente al passo con i tempi, una bella colorazione opaca, ma soprattutto abbiamo un reparto fotografico interessante. Fotocamere Sony, fotocamere Samsung. Purtroppo abbiamo i video 1080 30 fps, non abbiamo uno smartphone perfetto, però abbiamo un pannello in Full HD Plus e diciamo che per questa categoria di smartphone cinesoni abbiamo un qualcosina in più, e per quel che riguarda anche tenerlo in mano, beh, vi dico che è abbastanza comodo, le gesture vanno veramente molto bene, un processore che dovremo vedere nel campo, vedremo come andrà nel gaming, ma per il momento, beh, trovo che è uno smartphone interessante, però a 180 euro, beh, ci sono tanti altri smartphone, benissimo lo sapete, ma con qualche accorgimento forse potrebbe essere uno smartphone interessante a chi piace questa tipologia di prodotto, e soprattutto dovremo andare a vedere quanti e quali aggiornamenti arriveranno, perché per il momento non posso dirvi nulla, non so per l'esattezza quanti aggiornamenti e se ne arriveranno, parlo ovviamente di sistema operativo. Per il momento vi ho detto tutto, vi lascio il link qui sotto in descrizione e ringrazio Ukitel per avermi dato la possibilità di portarvi anche questa altra novità sul canale. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Io vi ringrazio per il vostro tempo e noi ci vediamo ad un prossimo video.